Partita bellissima e apertissima tra Honduras e Messico, 5-3 per l'Honduras dopo che il Messico è passato in vantaggio ben due volte, sull'1-0 e sul 2-1. Un Messico purtroppo privo del suo perno, Steve Varela, nonché capitano. Ci dispiace molto che salutiamo, purtroppo ha subito un grave infortunio nell'ultima partita e speriamo con tutto il cuore che ritorni presto tra di noi a giocare. Aniello Iervolino verso Gianni Esposito dell'Honduras in maglia rossa. Ancora verso il nuovo laterale, il nuovo elemento. Bene Giulio Di Benedetto, ottimamente. Fa anche la finta sulla fascia destra. Allarga per il compagno che non arriva. Ed è quindi Marrone ancora. Scambia con il, dicevamo, la new entry. Ancora Marrone sotto porta. Grandissima uscita di Mario Sagitto, il miglior portiere del campionato finora. Probabilmente se la giocherà con Benny Pagnano sicuramente. E anche con altri. Ancora. L'attacco del Messico, Robertino Russo sotto porta, si fa ipnotizzare da Tuccillo che rimane fermo, non si butta e quindi di piede butta il pallone in falla. Barone, deve andare a spogliare. Ancora sotto porta Scarfiglieri che tira alto sulla traversa, Tuccillo fa ripartire i suoi sulla fascia sinistra. Si proietta in avanti Agnello Iervolino che riceve palla in questo momento. Cercherà l'inserimento di Marrone sotto porta. Grandissimo dribbling che però il bravo Sagitto fa buttare all'esterno della rete, mandando il giocatore a farsi benedire. Ancora Robertino Russo, doppio dribbling su Marrone. Ancora lui in casacca giallo. Di nuovo il Messico, veramente un Messico ritrovato. Grande numero per Luigi. Sotto porta ancora Scarfiglieri. Gianni Esposito controlla bene, regala soltanto un fallo laterale alla formazione centroamericana. Ancora Luigi verso il portiere che sbaglia lo stop, Mario Sagitto sotto porta, però compensa con una grandissima parata sotto le pacchetelle e fa ripartire con grande aggressività i suoi giocatori. Scambio qui al limite dell'area per il Messico, grande sinistro dell'autore della doppietta in questa partita. Ancora Luigi sotto porta, cercherà il dribbling, lo trova, però è bravo Anillo a non scomporsi e quindi Gianni Esposito perde il pallone. Ancora Robertino Russo sulla palla e l'Honduras riparte sulla fascia sinistra, arriva in avanti, è bravo l'altro Scarfiglieri a controllare, ma sotto porta Marrone non può mai sbagliare, lasciato solo, dobbiamo dirlo, da una dormita di Di Benedetto e non erano in superiorità numerica, quindi non può giustificarsi questo gol e chiudiamo qui il collegamento.